Salve ragazze, ragazzi, carissime, buongiornissimo, benvenuti nel mio messaggio del giorno per voi. Eccoci come di consueto, tutte le mattine, ci ritroviamo qua in piena intimità a fare cosa? A vedere cosa l'universo vi vuole dire stamattina, ok? Qui abbiamo tutte le mie carte preparate, vi faccio l'elenco, abbiamo i messaggi magici delle fate, abbiamo i tarocchi degli illuminati, i tarocchi dell'armonia, le sibille di Nostradamus, i tarocchi di Dylan Dog, di Manara e i tarocchi del romanticismo, le carte di Helen e le carte verdi di Zahira. Quindi io inizio subito a mischiare. Voi che mi seguite sempre sapete come funziona, quindi prenderò una carta per ogni mazzo, così puramente casuale davanti a voi. Sapete che sono molto precisa su questo, proprio per onde evitare che una possa pensare che uno si prepara prima le carte, e quindi poi andremo a sviluppare tutte queste carte di tarocchi, mazzi diversi. Cosa poi, se si parlano fra di loro, se ci vogliono raccontare qualcosa, devo dire che in genere ci raccontano sempre qualcosa. E voi, insomma, me lo confermate con i vostri commenti, con le vostre, riscontri. Quindi il messaggio del giorno può riguardare qualsiasi argomento, passato, presente, futuro. E soprattutto può riguardare anche qualsiasi cosa voi state pensando, insomma, nel senso il lavoro, la professione, i soldi, l'amore, un amore del passato, un nuovo amore, insomma, qualsiasi cosa. Poi lo stabiliscono appunto le carte, quello che poi vi deve in qualche modo arrivare. Quindi voi, insomma, mi scuserete le persone che mi seguono sempre, che magari io, ups, qua è qui una carta, la prendiamo, eccola qua, assolutamente, un'altra è caduta, ma non ce ne frega, la raccogliamo dopo, però quella che è caduta sul tavolo la prendiamo, no, queste sono troppe e no, va bene. Allora, dicevo, ovviamente però sappiate che sono sempre, insomma, interattivi. Come dire, insomma, collettivi, ecco, non è che sono, possono riguardare su tutti quanti voi, ma comunque, insomma, prendetele sempre con le dovute cautele. Poi, per chiunque voglia fare un consulto personale con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti. Allora, adesso stiamo prendendo una carta dei messaggi magici delle fate e adesso andiamo qua a questi mini oracoli. Gli oracoli di Helen, che insomma qualcuno mi chiede ogni tanto, in effetti li sto usando molto spesso, spesso le ho prese da poco, ma mi ci trovo molto bene, sono molto carine queste carte oracolari. Allora, la carta questa che prendiamo qui a fianco alle mie carte verdi può indicare un consiglio supplementare che può essere inerente oppure distaccato dal messaggio. Allora, ragazzi, andiamo a vedere l'indicazione di cosa parleremo oggi qua subito appena parlo. Ok, qua viene la carta. Non mi lasciare, resta con me. Sembra la canzone di Modugno, no? Ok, resta, quindi non mi lasciare, resta con me. Qui qualcuno, e qua ci sono emozioni forti, eh? Emozioni molto molto forti, ragazze, molto forte questo messaggio. Quindi qualcuno qua vi dice non mi lasciare, resta con me, oppure voi dite a questa persona non mi lasciare, resta con me. Poi insomma è da vedere, eh? È chiaro. Allora andiamo a vedere. Qua abbiamo la carta della ruota, no, scusatemi, la carta delle stelle. Poi abbiamo l'imperatore, la torre, l'albero, il sette di pentacoli, l'asso di coppe, dieta vegetariana. Allora, di cosa si parla qui, ragazze? Ovviamente si parla d'amore, ma va? Qui è anche di un grande amore.
Vedete, abbiamo l'asso di coppe, quindi una potenzialità fortissima. Però vedete, nonostante questo grande amore, qua c'è qualcuno che insomma come se vi navigasse contro, perché qui abbiamo una torre, abbiamo un imperatore e abbiamo una sorta di attesa, però un'attesa che può avere i suoi frutti con pazienza e maturando più in là. Allora, sicuramente qua c'è stata una fine, un qualcosa, sarà successo un qualcosa che questa persona in qualche modo si è allontanata da voi. Quindi qua, insomma, o forse voi vi siete allontanata da lui, perché magari, non lo so, probabilmente questa persona viene fuori come un imperatore, quindi un carattere molto duro, molto impetuoso, autoritario, prepotente, forse una persona che voleva sempre avere ragione, che non chiedeva mai scusa, insomma, vi dico un po' tutte queste caratteristiche che sono proprio dell'imperatore. Però vedete qua. Non avete perso coraggio, lui non ha perso coraggio, le speranze con la stella sono molto 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 vive. Adesso voi vedete, non siete una persona, qui viene la carta dell'albero, voi non siete una persona, diciamo, fortunata nel senso che vi cadono le cose dal cielo, no, proprio per niente. Quindi voi dovete sperare, non in vincite, in cose proprio della fortuna, ma anzi dovete dare affidamento solo e unicamente alle vostre forze. Quindi solo voi con la costruzione giorno per giorno delle vostre vicende potete avere la realizzazione totale. E qui ci sta qualcosa, perché il 7 di denari è un inizio di un lavoro. Quindi è come se dopo una chiusura, con la speranza e la determinazione di voi, che comunque siete una che lavorate sodo e solo con le vostre forze, forse potete recuperare questo amore, perché comunque in ogni caso non so se siete voi o la persona a dire non mi lasciare, resta con me, ma le emozioni sono forti, qua c'è un grande amore, probabilmente forse questa persona veramente ha esagerato e voi non ne potevate più, l'avete lasciato e qua avete bisogno, vedete, fate dieta vegetariana, avete bisogno anche un po' di riprendervi le vostre energie. Vedete, qua vi dicono una nuova dieta, una fonte di energia, di salute, una lucidità e capacità espressive maggiori. Può anche darsi che questa persona vi ha un po' sottomessi, un po' manipolato, un po' fatto a modo suo, e voi perché avevate sentimenti sinceri, avevate questo grande amore, ci siete un po' stati in questa situazione. Però di fatto, adesso che voi siete un po' stanche e volete lasciare questa situazione, sembrerebbe che questa persona vi dice non mi lasciare, resta con me. In ogni caso, voi riprendetevi la vostra energia, perché voi dovete prima pensare a voi stessi, poi comunque con la carta delle stelle, con le altre carte e soprattutto con la carta del 7 di denari vicino all'albero, che comunque ci dice che voi lavorerete, vi impegnerete con una nuova energia per cercare di recuperare quello che si può recuperare. Io vedo questa stesa, comunque questo messaggio del giorno per voi lo vedo molto positivo, perché qua abbiamo carte molto molto belle, quindi è come se dopo la tempesta possa rivenire il bel tempo, ritorna il sereno. Allora ragazze, questo era il messaggio di oggi per voi, io vi aspetto, sapete, tutti e tutte nei commenti, proprio per vedere se ci sono stati dei riscontri. Io nel frattempo vi mando un bacione, vi do appuntamento a domani mattina, buona giornata a tutti dalla vostra Zaira, ciao!